Oh oh oh, Merry Christmas! Come da programma, nella città fanese si è acceso il Natale più 2022, un Natale che nonostante le difficoltà e i tanti fatti accaduti nell'ultimo periodo è riuscito a regalare nella giornata di ieri un'atmosfera unica e accogliente. Come da tradizione, piazza 20 settembre ha dato il via alle festività natalizie con l'accensione dell'albero donato dalla famiglia Ciucciarelli, alto 20 metri e contornato da più di 3500 luci a LED. Tanti intervenuti hanno catturato il momento con i propri smartphone alla mano, facendo rivivere anche a chi non era presente il magico momento fatto di luci, musica ed effetti speciali curati da Alcmena Multimedia Show. Prima dello spettacolo, a salire sul palco il sindaco di Fano Massimo Seri, l'assessore agli eventi e al turismo Etienne Lucarelli e il presidente della Proloco Giacomo Grandicelli, che hanno augurato alla città di trascorrere questo momento dell'anno insieme alle persone più care. Un momento di ripartenza, di vivere con intensità questo momento. Il Natale è gioia, è socialità, ma è anche sensibilità e anche solidarietà. Per cui l'augurio è quello di vivere queste festività nel miglior modo possibile, viverlo nelle relazioni e viverlo come una grande comunità, come una grande famiglia, perché una grande comunità sa essere insieme, sa vivere le gioie insieme, ma sa anche prendere per mano chi magari in questo momento non è felice perché ha vissuto una tragedia o vive dei drammi o vive delle difficoltà. Bene, la comunità vuole essere anche questa, allora questo Natale sia un Natale di normalità, ma soprattutto di relazioni tra le persone. Non sono mancate le musiche, tra questi il brano di Bungaro insieme ai ragazzi del Circolo Didattico di Bellocchi, che hanno interpretato la poesia di Gianni Rodari Il cielo è di tutti, con Fiorella Mannoia nel 2020, seguita da Luci scintillanti, Bolle di sapone e Neve artificiale, che hanno fatto divertire tutti i presenti, dai più piccoli ai più grandi. Con l'accensione dell'albero si è dato il via anche a tutte le iniziative sparse nella città, come il mercatino natalizio allestito nella rinnovata cornice del Pincio e lo spazio dedicato ai più piccoli nella casa di Babbo Natale. Dal prossimo weekend entreranno in funzione la pista di ghiaccio installata alla Rocca Malatestiana e il presepe realizzato dai carristi fanesi con nuove scene, oltre a quello di San Marco e quello all'interno della chiesa di San Giuseppe al Porto. Abbiamo acceso l'albero, c'è stata tantissima partecipazione da parte della gente perché avevamo una piazza veramente piena e quindi è stata veramente un'emozione forte, anche perché lo spettacolo è stato veramente molto bello e quindi come ogni anno abbiamo fatto un po' la differenza, quindi sicuramente è stata una cosa molto molto bella. Natale chiaramente non termina qui, anzi inizia, quindi tutti i weekend avremo degli spettacoli qui in piazza, in sabato e domenica, e poi chiaramente avremo il nostro villaggio di Natale in zona Pincio e per conclusione la prossima settimana riusciremo ad inaugurare anche la pista di pattinaggio, quindi avremo sicuramente tante cose che a Fano si possono vedere. Vi aspettiamo e buone feste a tutti!